Ciao a tutti, spero che abbiate passato un buon Natale con i vostri cari. Oggi vi propongo un tutorial di una cosa che proprio non può mancare durante la mia cena di Capodanno, cioè una candela al centro del tavolo. Ho pensato di riciclare un barattolo di vetro per creare il mio portacandele fatto in casa, quindi abbiamo bisogno di barattolo di vetro, forbici, filo da cucito rosso più ago, colla a caldo, nastro rosso, brillantini rossi e argento, colla vinilica più pennello. Come prima cosa mettiamo in una ciotolina i brillantini rossi. Prendiamo il nostro barattolo di vetro, priviamolo del tappo. Cospargiamo la parte inferiore del barattolo con la colla vinilica. Non preoccupatevi di essere precisi, anzi, più si è imprecisi, più il risultato è bello. Mettiamo un'altra ciotola sotto al barattolo in modo da non sprecare i brillantini e versiamo quelli rossi sulla parte inferiore del barattolo, dove prima abbiamo passato la colla vinilica. Vedrete che resteranno attaccati senza problemi. Invertiamo le ciotole e continuiamo così su tutta la circonferenza del barattolo. In un'altra ciotola mettiamo i brillantini color argento. Mantenendo il barattolo sulla parte priva di brillantini, andiamo a passare la colla vinilica sulla parte alta del barattolo, dove in pratica andrebbe il tappo, e come abbiamo fatto per la parte inferiore, cospargiamola di brillantini argento. Messi i brillantini, lasciamo asciugare il barattolo per qualche ora. Nel frattempo che il nostro portacandele asciuga, facciamo un fiocco che servirà a decorarlo. Asciugato il nostro portacandele, andiamo a decorarlo. Ovviamente voi potete decorarlo come più vi piace. Io ho attaccato un nastrino rosso con l'aiuto della colla a caldo sotto la parte dei brillantini argento. Sempre con la colla a caldo ho attaccato il mio fiocco fatto in precedenza al centro del nastrino. Ed ecco finito il mio portacandele. Ultimo tocco, la nostra candelina accesa. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici, mettete un pollice in su e io vi aspetto al prossimo video. Baci!